Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo questo video dove sono andata a fare questo dolce, il Buchtel, un dolce di origine tedesca. Si usa molto in Alto Adige, nel Trentino e nel Tirolo. Sono praticamente delle palline di pasta lievitata messe insieme, rimangono morbidissime. Di solito dentro ci va marmellata di albicocche, ma possiamo anche variare. Da noi si chiama anche Danubio, quindi ora lo faremo insieme, andiamo a vedere tutto il procedimento. Ho preparato tutti gli ingredienti. La farina io sto usando la Petra, quella per panettoni perché me la trovavo, però volendo potete usare una farina 00 un pochino di forza. Questo è il mio lievito madre portato al raddoppio, lo aggiungo a pezzettini direttamente nella ciotola insieme alla farina, nella ciotola della planetaria. Per questa ricetta ho dato un occhio in giro sul web, ho guardato anche il mio libro dove ho tutte le ricette tirolesi, ho guardato il fior di latte di Fable de Sucre, ho cambiato soltanto qualcosa. Ho guardato anche sul gruppo Nuvola la ricetta del pan brioche morbidissimo, però poi alla fine ecco, ho fatto qualche cambiamento. E ho optato per questa ricetta. Bene, sciolgo il latte l'ho siepidito un pochino, ci sciolgo il miele, sì, perché tirato fuori dal frigo è troppo freddo, quindi appena appena una siepidita. Giro con la planetaria e aggiungo il latte piano piano. Se serve ne metteremo un pochino di meno o un pochino di più, di latte, dipende molto dalle farine. Continuo a girare, finisco di mettere il latte piano piano. In Alto Adige questo dolce lo servono con una crema calda alla vaniglia, è buonissimo. Aggiungo poi le uova. Le aggiungo in 2-3 volte, faccio assorbire e poi aggiungo. Bene, finisco di mettere le uova, proprio come si fa con i panettoni o con le colombe. Faccio girare fino ad assorbimento. Oh, questa mia planetaria stamattina se ne va a spasso. Lo zucchero 120 grammi, però mi sembra un pochino eccessivo, perché alla fine poi i dolcetti mi sono venuti abbastanza dolci. Se li preferite meno dolci, invece di 120-125 mettete 100 grammi di zucchero. Anche questo in 2 volte lo zucchero. Bene, quando è pronto mettiamo gli aromi, rum, vaniglia, se avete la bacca di vaniglia sarebbe meglio. E poi le bucce grattugiate di limone e d'arancia, sono un po' pochine, mi sa, ora metto le altre. E per ultimo il burro sempre a pezzettini, facciamo assorbire, giriamo e poi mettiamo altro burro. Non so se la pronuncia giusta, Buchtel, Buchtel, oppure Danubio, sono in pratica è quello il dolce, sono delle palline messe tutte insieme, in modo che poi quando si mangia senza tagliare si staccano direttamente le palline. Io direi che è pronto.
Bene, ora lo faccio riposare 10 minuti dentro direttamente nella ciotola e poi lo verso sul piano di lavoro. Molto bello, l'impasto è già, si vede che già è bello, non è appiccicoso. E a questo punto pirliamo, gli diamo una pirlatina ma con il tarocco, eh. Ecco qua, giusto una pirlatina. Poi ho preparato una ciotola dove lo metteremo dentro a lievitare. Bene, anche con le mani si pirla bene lo stesso. E nella ciotola lo copriamo con la pellicola e io l'ho lasciato all'incirca 6-7 ore. Comunque deve raddoppiare, eh? Lo copro, deve lievitare, deve crescere abbastanza. Ed eccolo qua, vedete com'è cresciuto? Bello, molto bello. Adesso lo metto sul piano di lavoro e qui dovrei creare queste palline, quindi in varie ricette, in alcune ci dicono di allargare con il mattarello, metto un po' di farina, ma io non voglio strapazzare l'impasto perché come vedete è molto bello, ci sono anche delle bolle, quindi lo appiattisco con le mani e cercherò di formare queste palline, questi quadratini, così allargo con la punta delle dita piano piano e lo taglio con il tarocco senza abbassarlo più di tanto, tanto poi dobbiamo fare delle palline, altrimenti ho visto che tagliano con gli stampini, ma io procedo così, comunque voi scegliete voi come procedere. Faccio delle strisce, adesso vediamo come posso fare. E poi taglio così, pressappoco, devono essere pressappoco uguali, senza stare lì a pesare perché, però se volete pesateli. Allargo poi il pezzettino così piano piano, io ci metto la Nutella o la nocciolata, poi richiudo, vedete? Quindi o marmellata o cioccolato, fate voi, o senza niente, ne farò alcuno anche senza niente. Stringo bene sotto, così, e poi arrotondo, formo proprio la pallina. Bene. E vado a posizionare su carta forno dentro un suolo, un contenitore, dove volete, con i bordi un pochino alti perché questi poi cresceranno in altezza. Mettiamo le palline vicino in modo che poi crescano in altezza. Ok, bene, continuo con il lavoro. Vedete, ho fatto dei pezzettini e poi piano piano me li aggiusto, allargo, metto se devo mettere qualcosa dentro, qui ancora cioccolato. Eh sì, perché questi andranno ai nipoti, eh. Io li preferisco anche senza, semplici, in modo che poi la mattina con il latte, se voglio, ci metto la marmellata che voglio io. Però nel Tirolo, ecco, ci mettono, di solito va messa la marmellata di albicocche, marmellata del Tirolo, dell'Alto Adige. Ok, finisco il lavoro. Queste palline poi andranno fatte lievitare di nuovo e qui il tempo, vedete voi, 4-5 ore devono comunque raddoppiare. Adesso vi faccio vedere come debbono venire. Ho quasi finito. Ecco qua, io li sto mettendo così, vedete, quasi, quasi attaccate, diciamo quasi attaccate, però rimangono degli spazi. Che poi lievitando si chiudono, no? Potete anche usare una teglia rettangolare. Eccoli qua, vedete, questi sono dopo la lievitazione,
dopo 4-5 ore, dipende dalla temperatura. E nel frattempo ho acceso il forno, qui ho spennellato con latte e ho messo sopra la granella di zucchero. 30 minuti e sono cotti, non fateli scurire troppo sopra, regolatevi con il forno, ecco, questi sono anche troppo scuri, per questo per farli mantenere morbidissimi dentro. Bene, ora vado ad assaggiare, ne stacco uno, vedete si staccano facilmente, vediamo la morbidezza dell'interno, sentiamola. Eh sì, sono molto morbidi, morbidi, profumati e buoni. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Vi invito a condividere i miei video e a mettere un like, un mi piace sotto il mio canale, sotto i video nel mio canale YouTube. Se volete, c'è anche la pagina Erika Official, dove là potete seguire tutti i video che metto sul canale. Bene, vi saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.